Bellissimo ricordare un ragazzo che è stato e sarebbe stato soprattutto un protagonista della pallacanestro italiana. Le giornate come questa sono meravigliose, e tanta gente viene a vederle, noi ci divertiamo per ricordare un grande ragazzo. Ciao a tutti! Wenn du nicht bei wieso, dann brauchst du's nicht verstehen. Und wir tun dies auf Susi, Suki, Kavadak. Ass auf der 2 mit Ton, so viel KMH. Aha! Ciao Davide, sono Massimo, questo è il campetto dove ci trovavamo ogni estate a sfidarci e a giocare grandi partite facendo finta di essere giocatori ancora più bravi di quello che eravamo. Tu ci hai lasciato, ma il tuo spirito è sempre con noi, sei un amico. Noi siamo qua per ricordarti sempre, per ricordare l'affetto e le emozioni che ci davi, non solo nel campo da gioco, ma soprattutto come ragazzo, con il tuo carattere e la tua allegria. Cerco di riprendermi e non ci riesco adesso. Lasci che il dolore cancelli con il tempo. Ma questo è un ricordo che non può volare via col vento. Di parole troppe rispetto ad una vita, come un tex sul muro che il Davide è una bellissima immagine per lo sport. Ha lasciato bellissimi ricordi come uomo, come sportivo, come giocatore di pallacanestro. Un veicolo importante per tutti i ragazzi come esempio e per trasmettere quei valori che sono fondamentali non solo per riuscire nello sport ma nella vita. Può sparire un corpo ma non una grande anima, e ora la tua immagine riflette in una lacrima. Da
Davide logicamente si è detto tanto e non si può che parlarne bene. Io e Davide molti anni fa abbiamo fatto delle qualificazioni a Bormio con la nazionale, siamo partiti con un gruppo da 16 per poi arrivare a un gruppo da 12. Io sfortunatamente non entrai nel gruppo da 12 e Davide doveva entrare. Davide ricevette una pallonata sul naso e si ruppe il naso, e questo comunque lo fece escludere dal gruppo dei 12. Il giorno dopo tornammo insieme in treno, e Davide in quelle due ore che ci portarono da Bormio a Milano, anziché stare lì a piangersi addosso, mi consolò e mi disse che ci sarebbero stati anni in cui avrei giocato in nazionale, che ci sarebbero stati altri anni fortunati. Quindi, voglio dire, questo è Davide Ancillotti. Una giornata stupenda, serve per tenere ancora vivo Davide con noi. Tanti amici, ci ritroviamo ogni anno qua, Campo della Bissola. Non dico neanche commemorare, ma tenere vivo il ricordo di Davide. Gli altri 365 giorni è sempre comunque dentro di noi. Una giornata stupenda, super organizzata, che comunque ci resterà sempre per un anno a lungo nei nostri ricordi. Si è spento un campione, si è spenta una grande luce nel cielo. Davide Ancillotti ci ha lasciato. L'impegno, la dedizione che aveva Davide in palestra quotidianamente per migliorare se stesso è la miglior metafora per tutti i ragazzi per saper migliorare se stesso giorno dopo giorno. Un giorno ci sei ed un altro non più, ma l'animo dei grandi non muore mai. Potevamo piangere, ma una lacrima si asciuga. Potevamo parlare. Grazie di esserci e di continuare sempre ad esserci. Ciao. Assieme a tutto, la vita come tutto non muore mai.